Edgar Ignacio Fierro Flores, meglio conosciuto come Don Antonio. Ex capitano dell'esercito regolare colombiano, congedato con disonore, diventa una delle figure di riferimento delle AUC, Autodefensas Unida de Colombia, un gruppo di paramilitari riconosciuto come terroristi da Stati Uniti e Unione Europea. Le AUC sono una organizzazione paramilitare, quindi una sorta di esercito. Nascono proprio come contrasto alle FARC. FARC, Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, meglio note come Esercito del Popolo, paramilitari di ispirazione comunista. Stiamo parlando di gruppi che hanno il controllo del territorio. Il governo sta alle AUC come il governo italiano in un certo senso stava alla Gladio. Le AUC sono la longa manus dell'Occidente contro il comunismo. È il 2006 quando per la prima volta il nome di Fierro sale agli onori delle cronache. All'ex ufficiale viene sequestrato un computer contenente informazioni su Rodrigo Tovar Pupo, nome in codice Jorge 40, ex comandante delle AUC, processato negli Stati Uniti per narcotraffico. C'è una assoluta sovrapposizione e collaborazione tra il paramilitarismo e il mondo del narcotraffico. Diciamo che le AUC hanno rappresentato l'ala militare proprio l'ala militare di molti cartelli colombiani. Nel 2011 anche Fierro viene condannato a 40 anni di carcere per reati vari, compresi omicidi commessi dai paramilitari. Il gruppo di AUC che ha comandato per 3 anni avrebbe seminato il terrore massacrando attivisti per i diritti civili, sindacalisti, professori universitari. Usare la parola omicidi è assolutamente riduttivo, forse di stragi. L'AUC ha sulle spalle migliaia di morti. Nel 2014 Don Antonio, come viene soprannominato Fierro, ha beneficiato di una sorta di amnistia, il cosiddetto perdono pubblico, un salvacondotto che gli ha permesso di entrare nella politica colombiana dalla porta principale. Ho conosciuto personalmente, nell'ambito della mia carriera professionale di avvocato che si occupa di diritto internazionale e di estradizioni, soggetti addirittura non solo partecipanti alle AUC ma anche fondatori delle unità di difesa, che poi sono diventati importantissimi politici, addirittura governatori di regioni della Colombia.